La morte di Daniele Rugni ha colto di sorpresa molti di noi che ci occupiamo delle persone che segnano la vita della città con la loro azione a vantaggio di tutta la collettività, senza fare distinzioni di censo, di genere, di età e di provenienza geografica e sociale. Daniele Rugni, l'amico di una vita, lo abbiamo sempre trovato là dove c'era da spendersi per i diritti. Abbiamo pensato che avremmo potuto continuare, senza limiti di tempo, a contare su di lui, difensore valoroso e disinteressato dei diritti, quelli dei bambini nella scuola, delle cittadine e dei cittadini nelle diverse comunità, sostenitore ostinato alla non violenza, alla pace, del dialogo e della solidarietà fra i popoli e fra i singoli. Con Daniele Rugni abbiamo manifestato per la pace e contro le guerre, anche quest'ultima, che ci assedia ogni giorno dalle TV pubbliche e private. Lui, da sempre militante convinto del movimento non violento di cui era presidente emerito, non pontificava, non faceva lezioni se non era richiesto. Aveva il raro dono di ascoltare e se facevi una domanda rispondeva sempre con pacatezza, dandoti tutta la sua attenzione, come se rispondere alla tua domanda fosse la cosa più importante per lui in quel momento. Come sempre accade con le persone che diamo per scontate, tanto preziose e umili che non avranno mai l'ardire, ci diciamo fra noi senza parole di lasciarci soli, ci accorgeremo d'ora in poi di quanto fosse importante per questa nostra comunità la sua presenza. Oggi vogliamo ricordarlo in un giorno di festa, quando, d'accordo con Elena Buccogliero, allieva prediletta, testimone e attiva militante degli ideali della cultura e della non violenza, per il suo 80° compleanno abbiamo voluto fargli ricordare il suo debutto a Telestense come difensore civico regionale dell'Emilia Romagna. Buon compleanno Daniele, essere arrivato ad 80 anni con una vita così intensa alle spalle dopo aver vissuto tante esperienze, molte delle quali a vantaggio di tutti noi, della comunità in cui sei vissuto, deve essere una grande soddisfazione. Per questo è giusto farti festa, però immagino che fra le tante cose fatte qualcuna possa essere sfuggita alla tua memoria. Allora ti chiedo di ricordare con me questo. Buonasera, primo appuntamento con il difensore civico regionale dell'Emilia Romagna, avvocato Daniele Rugni. Con lui parleremo dei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini. La pubblica amministrazione è una macchina indubbiamente complessa, non è sempre facile districarsi fra uffici, enti, sportelli, regolamenti. Il cittadino qualche volta sente il bisogno di chiedere aiuto. A chi può rivolgersi? Partiamo da questa domanda, avvocato. Direi proprio che può rivolgersi con fiducia al difensore civico. Tutte le istanze? Ogni istanza. Sarà poi il difensore civico a dire se ha competenza nell'istanza o indirizzarlo verso chi può risolvere il suo problema.